Per questa ragione, qui a Bagnaia oggi viene presentato un volume che ricorda la figura di questo cavaliere, di quest'uomo, di questo campione, di questo amico Guido Dominici. Ora il volume, verrà presentato dal direttore della rivista mensile Cavallo Magazine, il dottor Beppe Boni. Grazie, prendo volentieri la parola in questa occasione perché credo che per tutto lo staff di Cavallo Magazine e per i tanti amici che abbiamo qui con noi oggi, per il nostro editore, sia oltre che un dovere, veramente un grande onore poter ricordare Guido Dominici. Cavallo Magazine lo farà con i propri mezzi e soprattutto con la propria anima, distribuendo nel prossimo numero in uscita questo libro intitolato Guido Dominici, un amico, un campione. Dentro contiene non tanto la storia di Guido che abbiamo raccontato tante volte, che continueremo a raccontare, ma aneddoti, ricordi di tanti amici, di tanti colleghi che con lui hanno condiviso gioie, dolori e avventure agonistiche. Ripeto, lo staff di Cavallo Magazine lo fa questo con grande onore perché, e qui chiudo, credo che Guido Dominici per tutti noi sia stato un grande cavaliere, certo, ma soprattutto un esempio anche come uomo per la delicatezza e la signorilità con cui ha affrontato tutta la sua avventura agonistica, ma anche con cui ha affrontato la vita. Quindi credo che davvero per tutti noi rimarrà un esempio. Grazie. Off into a daze, and I'll be looking for a change. How far can this dreaming go? How far?
devo esprimere un grande momento di gioia perché i vincitori di questa categoria in onore di mio figlio erano veramente due grandi cavalieri, come lo sono tuttora, ma erano due grandi amici di Guido, cavalieri con una grande correttezza sportiva e uomini con un grosso spessore umano. E di più volevo dire che qui è avvenuto un grande miracolo attraverso lo sport. A un certo momento abbiamo trasformato quella che vorremmo dire banalmente commemorazione, l'abbiamo trasformata viceversa in una festa, in qualcosa di gioioso e di sereno, ecco, per cui io mi vedo tra di noi mio figlio. That's what it is if you don't tremble. Are you with me? Aren't you proud? If so, let's go rolling on the ground. Just like the children of the now. Safe and sound, safe and sound. L'hanno conquistata Arnaldo Bologni in sella di Artil Diable ed Andrea Franchi su Wow Van Essen. Arnaldo Bologni e Andrea Franchi ricevono la Coppa di Argento, la consegna il dottor Beppe Boni, direttore della rivista mensile Cavallo Magazine, che va a premiare Arnaldo Bologni su Artil Diable, protagonista della gara. E Andrea Franchi, compagno di vittoria, in sella a Wow Van Essen, la coppia che si è aggiudicata al primo posto della staffetta del derby di Bagnaia, il Memorial Guido. Bene, vorrei dire soltanto due parole, sono passati 10 anni, velocemente. L'unica cosa che posso dire è che certamente siamo un po' invecchiati, però siamo invecchiati solo fuori. Io credo dentro siamo veramente giovani come il primo anno. E poi vorrei assicurare una cosa, che siccome questo concorso continuerà, anche, non dico più il Memorial, ma una categoria intestata, finché la Bagnaia sarà organizzata, una di quelle gare sarà intestata a Guido Dominici. Grazie a tutti.